Ci sei? Siamo connessi? Eccellente. Davvero eccellente. Ora. Dovremmo iniziare. Prima devi creare un corpo. Seleziona la testa che preferisci. Seleziona il torso che preferisci. Seleziona le gambe che preferisci. Questo è il tuo corpo. Lo accetti? Bene. Hai creato una forma di vita splendida. Ora, modelliamolo sua mente come la tua. Qual è il tuo cibo preferito? Dolce, morbido, amaro, salato, doloroso, freddo. Dolce. Il tuo tipo di sangue preferito? A, AB, B, C, D, AB. Quale colore ti piace di più? Rosso, blu, verde, ciano. Rosso. Per favore, scegli un dono. Gentilezza, mente, ambizione, coraggio, voce. Coraggio. Come ti senti a proposito della tua creazione? Lui non ascolterà. Amore, speranza, disgusto, paura. Amore. Hai risposto onestamente? Sì. Sai che c'è possibilità di dolore e paura? Sì. Capito. Scegli un nome per il tuo corpo. Lo chiameremo Link. E a proposito del creatore? Maestro. Eccellente. Davvero eccellente. Maestro. Grazie per il tuo tempo. Le tue risposte. Le tue meravigliose creazioni saranno ora scartate? Nessuno può scegliere ciò che vuole essere in questo mondo. Il tuo nome è... Chris! Wahey coach! Ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo gioco! Siamo sul Delta Rune, ovvero il seguito di Undertale. Beh, diciamo che non è proprio un seguito, diciamo che è una specie di mondo parallelo. Toby Fox non si è espresso più di tanto su questo titolo, che ha rilasciato così, senza che nessuno sapesse nulla, all'improvviso, gratuitamente, dal sito appunto Deltarune.
E si presenta come una specie di survey program, però in realtà è un videogioco. È il videogioco che appunto sembra il seguito di Undertale, ma non ne siamo proprio totalmente sicuri, quindi direi di giocare senza farci troppe domande. Noi siamo Chris, allora, tutto quello che ho scelto all'inizio è andato a farsi friggere, proprio che bello. Ad ogni modo, noi siamo Chris, e questa è Toriel, dovrebbe essere. Chris, se non ti svegli fare tardi a scuola. Da scuola? Mamma, perché devo andare a scuola, se tu sei mia madre? Aspetterò fuori, ok? Va bene, fammi preparare allora. Wow, quanto sono bello. Ok, posso muovermi. Ok, la scrivania è totalmente vuota eccetto per maglietta per la scuola con uno strappo in mezzo. Ok, va bene. Ma questo letto... C'è un CD sotto il... Ci sono dei CD sotto il letto. Classico... Musica religiosa, jazz, ska. C'è anche una console per il gioco. Ha un controller normale e uno di seconda mano. No, di seconda mano, di... Le copie cinesi, ecco, praticamente quello era. Ok, è una scrivania per i computer. Ci sono molte scatole sotto di essa, riempite di libri vecchi. Ok. È una bellissima giornata. Dipende se ti piace il sole. Una gabbia per uccelli arrugginita. Sembra che abbia visto giorni migliori. Beh, ci credo. Vediamo un po'. Prima cosa che si fa quando ci si alza, si va in bagno, ma la porta è chiusa. Sei solo tu. Che bello. Ma praticamente posso interagire con quasi tutto. Sembra. Se non davvero tutto. Le code... Le lumache non hanno code. Le lumache possono aiutarti nel giardinaggio? Non proprio. Va bene, sì, non mi interessa. Sì, le storie dei mostri, ovviamente. Se avete giocato il primo Undertale, sapete bene perché. Ecco il bagno! Tiro sciacquone? Wow, è un achievement! Ok, c'è un Icy Cool Boys Body Spray. Spray per... Wow, praticamente uno spray a sapore di pizza? Cioè, flavor è gusto pizza, quindi profumi di pizza? Wow, le ragazze sicuramente ti si getteranno i piedi, più che altro per mangiarti, non per baciarti, però quella è un'altra faccenda. Bene, possiamo... C'è una foto sul frigo, sei tu, tua madre e tuo fratello. Ho un fratello? No, che palle. Già avere una sorella è noioso, figuriamoci un fratello. Ok, nostra madre ci aspetta fuori, che dovrebbe essere lei a quanto pare, anche se noi siamo umani, quindi gli incroci tra umani e animali è possibile. Chris, eccoti qua. Dovremmo fare in tempo. Chris, è una bellissima giornata oggi, non è vero? Asriel! Oh... Spero che sia così anche quando Asriel ci visiterà la prossima settimana. Verrà a farci visita. Ah, gli piacerà ancora venire in questa piccola città? Se gli abitanti sono questi, penso proprio di sì. Che ci fa qui Undyne? Ma che è successo? Ho visto già un bel po' di riferimenti, eh? Ah, Undertale. Asriel addirittura verrà a farci visita. Quindi questo è un mondo parallelo. Alfi, addirittura. Ok, ci siamo tutti quanti, sì? Eccomi. Oh, Chris, pensiamo che non saresti venuto oggi. Stiamo facendo un gruppo di studio per questo mese. Quindi cercati un partner, ok? Ma questo... Mordecai? Sembra Mordecai. Ok, questo qui è già il partner del secondo studente più intelligente. Probabilmente lui si ritiene quello più intelligente. Oh mio Dio, cos'è? Qualcuno che vuole essere mio amico?
Jokington and Katie, ok. Quindi praticamente dovrebbe essere... Vabbè, sì, non mi interessa. Voglio solo trovare un compagno. Questa qui, ok. Come Taken. Ok. Ehi, Chris, che c'è? Hai perso la tua penna? No, veramente... No, non voglio nessun tipo di penna. Voglio solo un partner. Ok. Ah, quindi tu sei la seconda più intelligente? Not yet. Ok, non ancora. Non chiedere nulla alla prof. Ci penso io a parlare con la prof se è necessario. Partner? I hardly know her. Ma questo è uno che parla con... Ok, ho delle notizie per te, amico. Ho già un partner. Vabbè, sì, però dimmelo subito, no? Ehi, hey, Chris, ti sei presentato presto oggi? Ok, questa sta con Snowy, che dovrebbe essere quel tizio gufo qua sotto, non so cosa sia. Crisp. Ah, verso, termo ready. Come parla? Non voglio sapere. Sto guardando il mio cellulare. È per la scuola, ovviamente. Compiti di scuola animati e... Ehi, Chris, hai scelto un partner? Ok, siamo partner con te. Miss Alphys, va bene se facciamo un gruppo di tre persone? Ehi, cosa? No, non lo approvo! Aborto, aborto! Ma che cosa aborto? Annulla missione! Annullare la missione, ma no! Aspetta, ma Chris non ha un... Noel, ovviamente la renna. Noel, che stavi dicendo? Stava dicendo che sta bene da sola. Che siamo bene solo noi due. A dire il vero, volevo chiederle se... Noel, puoi per favore parlare più forte? Ciao, Susie. Sono in ritardo. Oh, no. Sei in orario. Stavamo, ecco, scegliendo i nostri partner per il progetto di questo mese. Susie, tu stai con Chris? Grande. In teoria è una donna, ma... Donna, femmina, ma... Cioè, è un duro. Dura, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ora che tutti quanti sono qui, darò il compito. Qualcuno ha visto il gessetto? È il terzo che sparisce questo mese. Sapete che non posso fare scuola senza. Dunque, se nessuno parla... Siete tutti nei guai! Nessuno? Per favore? Forse c'è una scorta di gessetti nel ripostiglio. Miss Alphys, perché io e Susie non andiamo a... Buona idea, Noel! Susie, dato che sei arrivata per ultima, perché non vai a prenderli per me? Come ti pare. E Chris, puoi andare con lei per assicurarti che, ecco, li prenda e non metterti nei guai. Grazie, Chris, ci vediamo dopo. Alphys? Sei cattiva, Alphys. Ovviamente il cuore di Undertale lì, quello blu. Quando... Oh mio Dio. Chris. Non ti avevo visto. Cosa ha mangiato? Ehi. Non hai visto nulla ora, giusto? Non puoi neanche parlare? Chris. Ehi. Lascia che ti dica un segreto. Le persone calme mi rompono le palle. Piss me off significa proprio letteralmente rompere le palle, quindi mi danno i nervi, diciamo, dai. Non pensare che solo perché non dici niente io non possa capire esattamente ciò che stai pensando. È finita. Ho visto Susie che mangiava tutti i gessetti.
Questa era la sua ultima possibilità. Ora sarà finalmente espulsa. Andiamo, Chris. Non essere così scioccato. Sai che è vero. Tutti quanti lo stanno aspettando. Tutti quanti lo vogliono. Quindi congratulazioni, Chris. Mi hai beccato. Sono finita. Solo lasciami dire un'ultima cosa. È un peccato essere espulsi solo perché stavo avendo uno spuntino. Quindi, Chris, io so che non premerai il grilletto. Perché allora non farmi espellere per qualche vera ragione? Chris, come ti senti? A proposito di perdere la faccia. Chris è una brava madre. Sarebbe un peccato farle seppellire il suo bambino. Bene, facciamola finita. Andiamo a prendere quei gessetti. Torniamo in classe e poi, Chris, tu farai il nostro progetto. Come ti sembra? Ah, non rispondere neanche. Se fino adesso non l'hai capito, le tue scelte non importano. Bene, andiamo, tonto. Va bene, Susie, come dici tu, sei la mia padrona. Ok. Dio, puoi camminare più lentamente? Ah, ho capito. Non sei abituato a camminare senza qualcuno che ti tenga la mano, eh? Andiamo, tonto. È cattiva questa bambina. Bene, ecco l'armadietto. Proprio ora che stavamo iniziando a divertirci. Ehi, Chris, sono io oppure è davvero buio lì? Cos'è, Susie? Hai paura del buio per caso? Allora, Chris, perché non vai dentro? Bene. Se sei proprio così per di giorno, allora io... Andremo insieme allo stesso momento. Spingila e chiudi la porta e lasciala lì, maledetta. Vedi? Perché sei così spaventato? Non c'è nulla se non qualche vecchio foglio. Ok, troviamo l'interruttore della luce. Ah, posso camminare per conto mio? È strano, non riesco a trovare l'interruttore. Forse è più giù? Non lo so. Anche perché non posso muovermi più di tanto. Davvero grande per uno stanzino, eh? Pensi che abbiamo raggiunto il fondo per ora. Invece... no? Ehi, Chris. Credo che questo armadietto sia... rotto. Non ci sono mura. Abbiamo lavorato abbastanza, no? Se Alfie vuole i suoi gessetti, che se li prenda da sola. Andiamocene. Che cosa? Ehi, non è divertente, lasciaci uscire! Lasciaci! Il pavimento è... Ok. Non è bello, non va affatto bene. Ma siamo noi. Ma siamo noi questo. Ok. C'è un modo per... ah, io posso correre con shift, ok. Vediamo un po'. Salvataggio. A volte vedi qualcosa brillare. La luce, una luce che solo tu puoi vedere. Istintivamente la tocchi e... salva. Ah, però mi ha salvato, Master. 23 minuti già. Sì. Ok. Quindi sapete che facciamo? Ci fermiamo qui.
Tanto questo gioco lo caricherò ogni giorno fino appunto al termine, che tanto è abbastanza corto, non vi preoccupate, quindi per questa settimana lo finiamo. Bene Cuj, per questo primo video di Deltarune è davvero tutto. Io non sono un grande fan di Undertale, quindi se non colgo tutte quante i riferimenti, per favore, vi chiedo scusa. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Twitter e Instagram, e se ancora ovviamente non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.